Wanyu, negli ultimi video avete scritto in continuazione: fai il video su come pagare FIFA di meno, fai il video su come pagare FIFA di meno, fai il video su come pagare FIFA di meno. Ecco qui il video su come pagare FIFA di meno. E per di meno intendo 20 euro, anche 30, ora vi spiego come. Ma prima di iniziare, Wanyu, mi raccomando, like, iscrizione, campanellina per non perdervi nessun video, per diventare dei draghi su questo gioco, e commentate adesso se volete avere il video dove vi spiego come funzioneranno i nuovi ruoli e i nuovi stili intesa, che non si chiameranno più così. Fatemelo sapere, non perdiamo altro tempo, Shamo Wanyu Komanzam, che è tardi, sono le 3 di notte, sto morendo di sonno. Allora ragazzi, prima di tutto bisogna fare un disclaimer, una premessa, ovvero che non si può più accumulare il 10% di sconto fra pre-order e EA Play. Questo perché? Perché non c'è più il 10% di sconto con il pre-order all'interno del gioco. Questo cosa vuol dire? Che gli altri anni, se andavi all'interno di FIFA, c'era proprio una scheda che ti diceva clicca qui e fai il pre-order, avrai il 10% di sconto, come l'anno scorso lo era per FIFA 23. Quest'anno su FIFA 23 non c'è questa cosa per EA Sport FC 24, probabilmente per la questione che FIFA e EA si sono scazzati. E quindi per questo motivo probabilmente non c'è, però con EA Play si può avere ancora il 10% di sconto. Quindi cosa dovete fare? Andare su Google e digitare EA Play, vi porterà a questa schermata, quindi vi dovete abbonare per un solo mese, poi lo potete disdire subito. Disdire è semplicissimo, andate sulla PlayStation, impostazioni, miei abbonamenti, e andate a vedere quali abbonamenti, e lo potete disdire subito dopo averlo pagato, e vi durerà fino alla fine del mese, e poi dopo quella fine del mese non si rinnoverà da solo. Pagate 4 euro, avete 10% di sconto, quindi questo cosa vuol dire? Che sull'Ultimate Edition 10% di sconto uguale 90 euro, ma di questi 10 euro voi ne praticamente toglietene effettivamente 6, perché avete messo 4 di abbonamento, e quindi effettivamente lo sconto effettivo è di 6 euro. Quindi vuol dire che lo andate a pagare 96 euro, ok? Facciamo così che lo paghiamo 96 perché ci mettiamo il 4 euro di abbonamento. Ora, 96 euro, come li paghiamo questi 96 euro? Come non paghiamo davvero 96 euro? Andiamo su un sito come Eneba o Instat Gaming, che sono entrambi siti super affidabili e che io vi straconsiglio, usato ormai dal 2018 che li uso, non ci pagano per dire questo, non siamo sponsorizzati da loro, semplicemente un ottimo servizio e io ve lo riporto, altrimenti non ve lo riporterei mai e poi mai. In questo momento, che secondo me non è il momento migliore per andare ad acquistare queste card, perché non ci sono ancora super sconti, e a ridosso dell'uscita di FIFA verso i primi di agosto ci sono, ed è quello il momento in cui andranno prese, noi vi diremo nelle storie il momento esatto di quando andare su Instat Gaming o Eneba e di quando quindi puoi comprarle, vi metteremo anche il link. In questo momento secondo me tra Eneba e Instat Gaming e Eneba dei prezzi migliori, se proprio volete prenderle adesso. E quindi cosa fare? Per l'Ultimate Edition, che sta a 100 euro, io direi di comprare 2 da 50, dove risparmiate effettivamente 14 euro, 2 da 50 che formano un 100 euro, le andate a pagare in totale 86, che vuol dire 14 euro risparmiati, ok? Quindi voi a 86 euro andate a pagare effettivamente un gioco che sta a 100 e che col 10% di sconto pagate 90, ok? Se invece volete la Standard Edition, che sta a 70 euro, con il 10% di sconto dell'EA Play la paghereste 60, potete andare a fare questa card a 60 euro che sta a 53 e viene uscito nel Chillong, più i 4 dell'abbonamento sono 57 per un gioco che sta a 70, ci può stare. Se volete risparmiare ancora di più, potrete dividere il gioco con il vostro amico e quindi le spese, tutti questi conti che vi ho fatto si dimezzano, quindi questa qua 53, fate 53 diviso 2, mentre quella là sono 86, 86 diviso 2 43 a testa, e se vi smezzate l'EA Play sono 2 euro in più a testa, quindi niente. Ovviamente si può smezzare fra new gen e new gen, quindi PS5 PS5, Xbox SX, Xbox SX. Vi ricordo una cosa importantissima prima che iniziate a scrivermi nei commenti: ma posso dividere? Se io divido prendo anch'io i bonus? No, chi compra il gioco, chi compra l'Ultimate sul proprio profilo sarà colui che potrà beneficiare dei boost, dei plus che vi darà l'Ultimate Edition. Chi invece il profilo lo riceve, quindi attiva quel profilo come principale sulla propria play per poter prendere il gioco, non avrà i bonus. I bonus li ha solamente, quindi i FIFA points, le carte eccetera eccetera, le avrà solamente chi compra il gioco sul proprio profilo, altrimenti no. Chiara questa cosa? Quindi ragazzi, questo è il modo migliore per pagare di meno FIFA, come io vi ripeto, di aspettare, secondo me prendere queste carte non hanno ancora grossi sconti, le avranno in futuro e potete risparmiare ancora di più, vi diremo tutte le storie quando.
Il video finisce qui. Se vi è tornato utile, se vi è piaciuto, lasciate un like, attivate la campanella, iscrivetevi per non perdervi nessun video e far crescere il canale, è gratis, ci aiutate molto. E se qualcosa non vi è chiaro, scrivetemelo nei commenti, io sarò pronto ad aiutarvi per qualsiasi dubbio. Sono raffreddato la merda. Ciao, Wagnu.